Ciao, sono Vittorio, ho 28 anni, vengo da Mister Bianco, un paesino in provincia di Catania. E gioco a rugby e studio qui al Politecnico Ingegneria Geotecnica. Ho iniziato a giocare a rugby all'età di 13 anni, grazie a mio zio che mi ha trascinato nei campi da rugby. E adesso è il 15° anno che gioco a rugby, giocavo già a Catania e adesso ho unito lo studio qui al Politecnico con la squadra del Custorino Rugby. Fondamentalmente il rugby è uno sport di squadra, questo è il bello del rugby, che ogni volta che scendi in campo non sei mai solo. Io facevo nuoto una volta ed eri sempre solo, sei circondato da amici che poi negli anni diventano come fratelli. Condividi sia emozioni che sacrifici durante tutto l'anno, e questo è il bello secondo me del rugby. L'allenamento inizia martedì mattina, dopo la partita che giochiamo domenica, lunedì riposiamo e praticamente si prolunga per tutta la settimana fino a venerdì. A volte la mattina facciamo sedute di palestra individuale, diciamo che cerchiamo di far coincidere gli orari, più che altro combaciare sia le ore che si hanno libere per studiare con quelle di allenamento subito dopo, anche perché poi ci alleniamo la sera, quindi magari abbiamo quello stacco pomeridiano in cui possiamo magari ripassare o rivedere alcune lezioni fatte durante il giorno. Oggi sto facendo gambe, sessione di gambe, quindi ci metto un po' di più perché i tempi di recupero sono più lunghi rispetto magari a una sessione di crossfit o di forza esplosiva, se no dopo la terza serie muoio. Se rimango fermo non crescono i muscoli. No, devi lavorare. Io pensavo che tu infatti sta fermo, non cresce. Cioè bisognava. Quindi devo fare così? Bravo, guarda. Madonna! Ecco cosa serve. Madonna! Ci alleniamo per i fatti nostri, nel senso poi a campo a volte facciamo anche una sessione di palestra in più. E io di più, lui un po' meno, abbiamo esperienza di palestra. Molto meno. Cioè. Quanti sono venuto a vedere che cosa parli di me, come sempre. No, ma di te parlo solo bene, sai, solo belle cose. Continua, voglio sapere della palestra, che mi interessa, sai. No, nel senso che le schede non ce le fa Regan, facciamo noi. Sì, infatti si vede. Lui se le fa meglio di me, evidentemente. O forse mangia meglio di te. No, mangi no. Io in campo gioco solitamente col numero 2, si chiama tallonatore, praticamente quando c'è la fase di mischia chiusa sono al centro, in prima linea, e poi sono praticamente, diciamo, lo specialista, comunque chi è che ha il compito di rimettere la palla da una rimessa laterale, cioè la touche. Che in Inghilterra o comunque in inglese il nostro ruolo si dice hooker, che è l'equivalente di prostituta in inglese, quindi fino a quando mi chiamano tornatore mi va bene. In giovanile giocavo nei tre quarti, poi ho smesso di crescere in altezza e ho incominciato a crescere in larghezza e piano piano mi sono spostato. Vittorio è ricaricato di farci le multe, poi lui è infame e se le inventa, cioè tipo a me spesso costringe a fare la vasca due volte perché dice no, non è vero, non l'hai fatta. Cioè, l'ho fatta. La vasca sarebbe una vasca piena di acqua gelida dove ci immergiamo dopo allenamento per rilassare le gambe. A inizio anno si dividono un po' i ruoli. Quelli, diciamo, i senior hanno stabilito i ruoli
e ovviamente io mi sono messo a fare le multe. Sono abbastanza corretto, però rompo il c***o. Cioè, quello è una cosa che riesco a fare bene. È inevitabile che qualcosa devi levare allo studio. Io forse ci ho messo anche più del dovuto, nel senso che a Catania mi sono laureato in 6 anni. Però cioè, rifarei comunque tutti, diciamo, gli errori che ho fatto giù, perché ne è valsa la pena. Rimangono ricordi che per tutta la vita porterò con me. Magari adesso la vivo più con maturità, nel senso che riesco a gestirmi più il tempo, mentre magari a 20 anni, giocando in Serie A, pensavo più al rugby che a studiare. Adesso mi mancano pochi esami alla fine di questa specializzazione. La cosa bella è che comunque c'è del combinare sia rugby che ingegneria, che comunque non mi fossilizzo soltanto su una realtà. Cioè riesco a estraniarmi un attimino dall'essere troppo dentro la realtà, cioè lo studio, comunque quello che è la casistica dell'ingegneria in generale. Perché comunque ti ripeto, il bello è che siamo molto eterogenei in squadra. E quindi è anche un momento di stacco, cioè l'allenamento. A volte capita che sono stressato, ho problemi e via dicendo. E vado al campo 2 ore, 3 ore e tutti quei problemi o quelle preoccupazioni almeno staccano di tormentarmi per 3 ore. Poi dopo tornano ovviamente. Però cioè, non la vedo così complicata la conciliazione tra rugby e studio in generale. Bisogna saperla gestire, ma come tutte le cose. Vittorio Lofaro è venuto da noi all'inizio di stagione scorso. Prima cosa è una brava persona, è un bravo uomo. È venuto qui con un po' di esperienza più alto di questa squadra. Su sue spalle ha aiutato noi nel nostro sviluppamento ultimi 2 anni, sempre presente, sempre buon esempio nel campo di allenamento, anche uno studente che sempre porta avanti i compiti come doveva, come detto, un buon esempio come persone. Ho fatto un sacco di altri sport, nuoto, canottaggio, sin da piccolino. Quando ho deciso, sulle pressioni di mio zio, di giocare a rugby, mia mamma, giustamente pensando in rugby, no, ti farei male qui, poi io sempre all'ospedale, eccetera, eccetera, come ultimatum mi ha messo alle strette dicendomi: io non ti verrò mai a vedere una partita di rugby. Ed è finita poi che... non solo viene tutte le partite, ma a volte è venuta anche le trasferte fuori Catania, diciamo. E ogni volta che adesso la viviamo a distanza per corrispondenza, ogni volta dopo le partite, quando la devo chiamare per dirle il risultato, per farle sapere come è andato o meno, devo convincerla più di mezz'ora che non mi sono fatto niente, che non mi sono fatto male. No mamma, veramente, no, perché tu queste cose non me le dici, e così via. Ma va avanti per mezz'ora la cosa, da buon mamma siciliana. Mia mamma fondamentalmente non le interessava nulla del rugby, cioè nel senso che le interessava che uno non mi facessi male e due che vincevamo. Poi boh, se la prendeva con l'arbitro, se non giocavo se la prendeva con l'allenatore, e boh, poi certe volte si metteva a chiacchierare con gli altri, nemmeno vedeva quello che succedeva in campo. Le prime volte non sapeva nemmeno come fossero i punti, eccetera, risultava per l'altra squadra e così via. Ma diciamo, negli anni ha imparato a capire almeno come si gestiscono i punti di una partita di rugby. Oh, mia mamma non lo vede, vero questo? Mi sono rotto il malleolo, mi sono inclinato un po' di costole, il naso non ne ho più in pratica, per la felicità di mia mamma, che è convinta che me l'avesse fatto perfetto, però ovviamente. Ciao Vittorio! Ci giochiamo i playoff dopo un anno
dopo un intero campionato, dopo un'intera stagione, ci ritroviamo l'ultima partita a dover, diciamo, vincere e dimostrare di nuovo sul campo che meritiamo il secondo posto e la promozione in A1. Se vinciamo, spero vinciamo, sono un po' scaramantico essendo siciliano, il campionato non è finito perché dovremmo fare i playoff. Niente, dopo questa intervista praticamente devo mettermi sulla cosa di ferro per mezz'ora perché niente, playoff, quando mi sono fatto male. Ognuno ha il suo modo di prepararsi la partita. Prima cosa, abbiamo tutti lo stesso posto. Una cosa che qui è differente rispetto a giù è che abbiamo una sorta di preghiera fatta in lingua Maori, del nostro allenatore che è Maori, prima di ogni partita, prima e dopo. Ovviamente non conoscendo la lingua penso che sia più un ringraziamento che una preghiera, però cioè è un modo di unirci prima di ogni partita. E questa è una cosa che mi piace molto. L'hanno voluta, ci hanno creduto, siamo ai playoff! Siamo ai playoff! Grazie a tutti questi 15 spettacolari giocatori e a tutti il gruppo dei 30, grandi Tori! Anche con la pioggia comunque ci saremo! Anche con la pioggia comunque ci saremo! Quando noi giochiamo nessuno più ci frena! Quando noi giochiamo nessuno più ci frena! Il Torino paura non ne ha! Il Torino paura non ne ha! Grandissimo lottatore! Bravissimo! Complimenti, veramente! Reso conto della partita, abbiamo vinto. Abbiamo vinto da settembre. Da agosto. Da sesto. Sì, è da 16 agosto che ci alleniamo, ce la meritiamo, dai. Lo meritiamo, sì. Per essere sintetici, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, basta. Andiamo a bere birra, va? Sì, infatti siamo birra. Il terzo tempo ci diventa poi, ormai hanno fatto così tante storie sul terzo tempo che sembra una messa praticamente. Cioè, è una cosa normale, cioè siamo lì dopo la partita, cioè per noi è normale, nel senso magari poi con quello che ti stai prendendo la birra dopo 5 minuti che è finita la partita, magari gli hai dato un pugno in faccia, è capitato, cioè, perché tra mancanza di ossigeno e stanchezza, magari che ne so, interpreti male un movimento e magari può scappare il pugno, non è che siamo santi, però cioè non è che siamo lì eccetera eccetera, qualcuno ci dice no, dobbiamo fare il terzo tempo, è così, cioè il rugby è così, fischia l'arbitro e finisce tutto, anche perché poi in 15 anni che gioco è normale che tanti giocatori anche delle altre squadre di tutta Italia li conosco, e questo non vuol dire che in campo, cioè, gli stendo il tappeto rosso per farli passare, cioè, però non è che, cioè, boh,
c'è un riflettore su questo terzo tempo come se fosse una cosa bestiale. Cioè, diciamo che ci piace la festa e basta a noi, ma non è che il terzo tempo è un motivo come un altro per fare un po' di festa insieme agli altri amici magari da fuori, da lontano. Aspettative per il futuro, onestamente te lo dico, cioè siccome sono scaramantico, non voglio parlare, nel senso vivo passo dopo passo, nel senso che prepariamoci questa partita che viene, che è importante, non tanto per il risultato in sé, se non per i sacrifici che abbiamo fatto 10 mesi, e poi vediamo. Posso toccare il ferro ora? Porca miseria, playoff.